Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Juventus-Frosinone, una partita che è finita così come doveva finire, chiaramente. Un 3-0 netto, una partita dominata, se non per qualche contropiede accennato dal Frosinone, che non ha mai impensierito Szczęsny, sostanzialmente, se non in un paio di punizioni che tra l'altro erano fuori. Quindi una partita che è andata così. Diciamo che è stata una partita, per come è andata, una partita di allenamento perfetta per quello che sarà il vero match importante di questa fascia di stagione, che è appunto quello contro l'Atletico Madrid a Madrid mercoledì prossimo. Quindi un allenamento perfetto in cui hanno ripreso minuti quelli che erano infortunati, penso alla coppia centrale difensiva, penso a loro principalmente, ma anche gli altri, e in cui quindi hanno anche girato Cáceres e così via tutti gli altri. Quindi una partita d'allenamento che non dà spunti circa quella che è, diciamo, la bellezza della squadra, ma quanto la condizione, che è quella che importa. È una partita che è stata volutamente portata a ritmi normali, cioè gestita lì dove c'era da gestire. Non si è corso tantissimo, perché tranne in qualche frangente di gara in cui si doveva chiaramente chiudere l'azione. Questo perché era giusto non affaticarsi troppo e fare lo stretto indispensabile per portare a casa un punteggio pieno, che tra l'altro vede tre gol più altre occasioni che potevano tranquillamente essere dei gol. I gol arrivano da Dybala, che fa un Eurogol. Dybala veramente ha fatto un gol pazzesco. Il secondo gol credo che sia di Bonucci, mette un piede alla fine sul colpo di testa di Khedira, e il terzo gol infine è di Cristiano Ronaldo, che comunque resta lì primo in solitaria, mi pare, per la classifica canonieri. Quindi la partita è veramente che non mi dà altri problemi, non credo che non sia giusto oggi analizzare i problemi, cioè il fatto che magari in alcune parti di gara il ritmo fosse blando è normale, cioè ragazzi, se ci mettiamo a correre come fosse nati contro Frosinone, a 5 giorni una partita importante per fare 10 gol non credo che valga la pena, e invece vale la pena far 3 gol, quindi una vittoria netta, non subire e allenarsi tutti senza farsi male. Quindi veramente oggi è nulla da dire. Andiamo a vedere un po' i singoli, perché Szczęsny praticamente prende il 6 politico di chi non tocca palloni se non con i piedi o in qualche modo poco, poco difficile. I terzini, più terzini, abbiamo questa volta Cancelo a destra e De Sciglio a sinistra. Qui Cancelo molto bene, e De Sciglio però veramente pazzesco. Secondo me De Sciglio sta facendo una crescita quest'anno con la Juventus è molto buona, e credo che questa sia la stagione la sua migliore per come sta andando, perché De Sciglio sembra un giocatore diverso. Credo che sia un giocatore che nel momento in cui, al di là del Frosinone oggi, ma anche nelle altre partite che ha giocato anche contro avversari più forti, è un giocatore che nel momento in cui si convince delle sue potenzialità, delle sue doti, gioca bene, e alla Juventus può solo che far bene, contando che il clima è un po' diverso da quel Milan in calando in cui è stato nel posto Allegri, praticamente. Quindi è uscito benissimo. I due centrali difensivi chiaramente sono a sicurezza, credo che la forma fisica sia buona, perché comunque al di là di infortuni sono allenati, quindi grande garanzia per la partita di Madrid. In mezzo ha messo un centrocampo abbastanza solido, perché comunque Bentancur, Khedira e Emre Can. Devo dire che non hanno fatto male, in effetti, mi sono piaciuti tutti e tre, qualche sbavatura di tutti, perché comunque con Pjanic si ha una sicurezza un po' diversa, ma comunque non mi pare male, io sono abbastanza contento. Emre Can credo che abbia una forma fisica molto buona, alla fine ha fatto un paio di scatti da essere importanti, ed erano 90 minuti di partita sulle gambe, che direi sta recuperando molto bene, perché anche lui ha fatto tutta la partita, se non erro, e Bentancur comunque è quello che ha giocato di più di tutti, di questi tre. E davanti abbiamo un Ronaldo in splendida forma. Quello che aspettavamo di Ronaldo è che arrivasse in forma nelle partite decisive, cioè la prossima, quindi par bene. Mandzukic il suo lo fa sempre, prende botte destra e manca. E infine Dybala, che è stato secondo me il migliore in campo, perché al di là del gol, è una partita in cui oggi Dybala si è visto che non è tanto la posizione che influenza il suo rendimento, quanto proprio l'atteggiamento che ha che influenza il suo rendimento. È chiaro che tutti vorremmo vedere un Dybala segnare di più, perché l'abbiamo conosciuto come seconda punta, no? Però è anche vero che nel momento in cui dà qualità al gioco, lui può farlo, però deve mettersi in testa che può farlo, e spesso non lo fa perché è un giocatore che talvolta è discontinuo in questa cosa qua. Chiaramente è anche facile vedere un giocatore far bene contro un Frosinone, quindi mi aspetto che contro l'Atletico, se confermato, faccia una partita del genere, non tanto che sei il gol di per sé è superfluo, cioè è accessorio. Le prestazioni si guardano non solo sui numeri, ma anche su quello che in realtà si vede in campo e sul peso specifico del giocatore. Oggi l'ha fatto, l'ha dato, è stato migliore, mi aspetto anche nei match importanti che dia questo rendimento qua. Questo qua è una cosa assolutamente da ricordare. E infine i cambi, vabbè, poi i cambi, ha messo Cáceres, ha messo Bernardeschi, anche lui un po' è giusto che giochi un po', bisogna trovare anche delle alternative chiaramente. Credo che sia il primo cambio per Ronaldo, partita in corso, primo o secondo, ne ha fatti pochissimi di cambi a partita in corso.
applauso ovviamente scrosciante e così via, e infine è entrato, chi è entrato? Non mi ricordo neanche chi è entrato. Quindi, vabbè, sostanzialmente sono entrati questi qua, Pjanic è entrato, chiaramente, sì, non è che ho fatto molto caso alle cose. E curioso, ovviamente, questa volta la Siu Mask, che è questo ibrido delle due esultanze di Dybala e Ronaldo, che non diventi un po' quella tipo di esultanza che facevano Marcello e Ronaldo, e la coppia quest'anno da noi sarà Ronaldo e Dybala, quindi una cosa carina che sicuramente farà, è bella per noi da vedere, ma credo che anche dal punto di vista insomma, del marketing dei videogame così può essere una cosa figa da proporre e farà sicuramente successo. Detto questo, buon allenamento perché è stato così, anche se comunque il Frosinone non ha giocato male, nel senso che comunque ha dei giocatori secondo me che hanno fatto vedere qualcosina di valido, penso a Cassata, che credo che sia quel Cassata là, penso a Viviani, punizioni insieme a Ciano, a Ciofani, insomma sono Ciofani, ci sono tanti giocatori del Frosinone che comunque perlomeno in A possono fare il loro, ovviamente non contro la Juve che è stata nettamente più forte. Ci vediamo al prossimo video che sarà quel che sarà, sicuramente prima della partita contro l'Atletico che attendo con ansia. E niente, forza come sempre e alla prossima. Ciao. Ale, Ale, Ale.